In questo video impareremo insieme a giocare alla dieta perfetta, mangiare sano e divertente come un gioco. Titolo per 2 e 6 giocatori, una durata di circa 30 minuti di Cristian Confallonieri, illustrato da Serena Mazzi. Creato da Studio Labo con il supporto scientifico di Fondazione IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico ed edito da Demoilà. Inoltre, acquistando questo gioco, contribuisci a sostenere la ricerca sulle malattie intestinali del Policlinico di Milano. All'interno della scatola troveremo 6 cubetti in 6 colori differenti, 37 carte colazione, 37 carte pranzo, 38 carte cena e 37 carte fuori pasto. Avremo poi 6 carte consiglio a fondo bianco, 4 carte obiettivo con l'intestazione verde e 5 carte obiettivo settimanale con l'intestazione azzurra. Per tenere traccia del punteggio si utilizza il fondo della scatola come segnapunti. Infine, una carta Buon Appetito sul cui retto troverete un QR code per trovare tanti consigli utili e ricette facili e sane sul sito www.ladietaperfetta.info. Innanzitutto mescoliamo separatamente ciascuno dei mazzi, facendo attenzione che tutte le carte siano rivolte sul proprio fronte. Sul fronte troveremo solamente l'indicazione del numero di icone che avremo sull'altro lato e la tipologia di pasto. Sul retro delle carte invece sono riportate appunto le icone di cui abbiamo parlato, i grammi consigliati per una dose e le calorie corrispondenti. Mettiamo poi a fianco di ciascun mazzo le prime 2 carte prese dalla propria cima. Mettiamo ora tutte e 9 le carte obiettivo ben visibili sul tavolo. Per la prima partita vi consigliamo di utilizzare sempre il lato A di ciascuna delle 9 carte. Man mano che diventerete esperti potrete girarle e utilizzare alcune o tutte sul lato B. Piazziamo il segnapunti al centro del tavolo e consegniamo a ogni giocatore una carta consiglio casuale e un cubetto del colore che più preferisce. I cubetti vanno posti quindi sullo 0 del segnapunti. L'ultima persona che ha mangiato un avocado sarà il primo giocatore. Gli consegniamo la carta Buon Appetito e siamo pronti per giocare. Nel proprio turno, un giocatore potrà scegliere una fra le 12 carte scoperte, ovvero sia le 2 a fianco del mazzo, ma anche la carta che sta in cima al mazzo. Ad esempio, questo giocatore potrebbe scegliere l'uovo morbido con spinaci al burro. Facciamo attenzione a non girare la carta. E una volta presa, la carta deve essere immediatamente sostituita da quella successiva. Tocca al giocatore a sinistra del giocatore che ha appena preso. Quando tornerà a me il turno, potrò scegliere una qualsiasi altra carta, l'importante è che non abbia lo stesso fondo colorato di quelle che ho già preso. Per esempio, potrei decidere di prendere un'insalata di finocchi, arance e uvetta. L'ordine con cui si prendono le carte quindi non importa, potremmo iniziare dal pranzo, passare alla colazione, poi alla cena e infine il fuoripasto. L'importante è che al termine di tutte le prese, ciascun giocatore avrà 4 carte di fronte a sé, tutte 4 di colore differente. A questo punto il round termina. È ora il momento di calcolare i punti di fine giornata. Ciascun giocatore per prima cosa dovrà voltare sul retro tutte e 4 le carte che ha appena terminato di collezionare. Partendo quindi dall'obiettivo 1 fino all'obiettivo 4, ciascun giocatore dovrà controllare quante icone per tipologia ha collezionato e contare i relativi punti. Nel caso dell'obiettivo A1 ci dice di consumare frutta tutti i giorni senza esagerare. Faremo 2 punti se abbiamo collezionato una porzione, 3 punti se abbiamo collezionato esattamente 2 porzioni, se ne abbiamo 3 o più saranno 0 i punti da collezionare. In questo caso abbiamo una sola iconcina, corrispondono a 2 punti e aggiorno così il mio punteggio. Stessa cosa per l'obiettivo 2. Ci chiede di consumare verdura tutti i giorni, 2 punti per ciascuna porzione, ma perdiamo un punto se non ne abbiamo nemmeno una. In questo caso ho 1, 2, 3 porzioni di verdura, per un totale di 3 per 2, 6 punti. Da 2 arrivo a 8 punti. L'obiettivo 3 ci chiede di consumare latticini tutti i giorni senza esagerare. Un punto se ho una porzione, 3 punti se ho 2 porzioni, 4 punti se ho 3 porzioni. Le porzioni in eccesso invece faranno un totale di 0 punti. In questo caso ho 2 iconcine per un totale di 3 punti. Aggiorno di conseguenza il mio contapunti. Infine, l'obiettivo 4 ci dice di consumare cereali tutti i giorni, soprattutto integrali. Un punto per una porzione, 3 punti per 2 porzioni. Ho una porzione totale, colleziono il mio ultimo punto della giornata.
Per cercare di collezionare più punti possibili, i giocatori dovranno riferirsi al numero di icone riportato qua in alto sul fronte della carta. 3 significa che sul retro di questa carta ci saranno 3 iconcine e, data la descrizione del piatto, potremo cercare di dedurre quali esse siano. Analogamente, un 2 vuol dire che sul retro della carta troveremo 2 iconcine. Attenzione, alcune carte fuori pasto invece non riportano un numero. Questo significa che sul retro non avremo iconcine, ma dei punti vittoria secchi che potrebbero essere positivi, guadagniamo un punto, o negativi, perdiamo un punto. Quando tutti i giocatori hanno terminato il proprio conteggio e aggiornato così il segnapunti, siamo pronti a giocare un secondo giorno, esattamente con le regole del primo. A partire quindi dal primo giocatore, si sceglierà una delle carte disponibili e la si metterà scoperta di fronte a sé, per iniziare un nuovo menu giornaliero. In qualsiasi momento della partita è possibile utilizzare la propria carta consiglio. Si legge semplicemente il consiglio riportato sopra, la si scarta ed è in questo modo possibile rimuovere 3 carte di una sola tipologia. Ad esempio, non ci piacciono le carte del fuoripasto, scartando la nostra carta consiglio potremo buttarle tutte e 3 e averne 3 nuove a disposizione. Nel caso invece la carta non sia usata, a fine partita ci conterà un punto vittoria addizionale. Dopo 4 turni avremo completato anche il menu del secondo giorno e procederemo, come abbiamo visto prima, a calcolare i punteggi degli obiettivi giornalieri, quelli verdi. Si continua a giocare round successivi, esattamente come abbiamo visto, fino ad arrivare al termine del conteggio del quinto round. La nostra settimana termina ed è il momento di fare i punti vittoria finali. Tutti i giocatori quindi organizzano le proprie carte scoperte di fronte a sé ed è il momento di aggiungere ai punti vittoria collezionati fino a quel momento i punti vittoria dati dagli obiettivi settimanali. L'obiettivo 5 ci dice di ridurre il consumo di carne alla settimana preferendo quella bianca. Chi ha la minoranza assoluta di simboli carne farà 7 punti, al secondo posto se ne fanno 3. Io ho collezionato 1, 2, 3, 4 simboli carne. Questo giocatore 5, questo giocatore 5, questo giocatore 2. Pertanto lui ha la minoranza assoluta, fa 7 punti e io ne colleziono 3. Aggiorniamo subito i nostri totali. L'obiettivo 6 ci dice di aumentare il consumo di pesce alla settimana. Chi ha la maggioranza assoluta fa 7 punti, al secondo posto se ne fanno 3. Questo giocatore ha collezionato 1, 2, 3, 4, 5 simboli e ha la maggioranza assoluta per 7 punti. Tutti gli altri giocatori al tavolo ne hanno invece solamente 4. Essendo in parità, tutti noi faremo 3 punti. Aggiorniamo i totali. Terminato il conteggio dei 5 obiettivi, i giocatori che hanno mantenuto la propria carta consiglio aggiungeranno un punto vittoria addizionale. Al termine della somma, chi ha il punteggio più alto è dichiarato il vincitore. In caso di parità, vince chi non ha usato la propria carta consiglio. In caso di ulteriore parità, tutte le persone che hanno il punteggio massimo e non utilizzata la carta consiglio condivideranno la vittoria.